Affidamenti e sponsorizzazioni, uno scandalo cittadino senza precedenti. Titolo di un manifesto che ha avvolto questa mattina la conferenza convocata dei consiglieri di centrodestra coinvolti nella commissione di accesso agli atti per verificare la congruità del sistema di affidamenti diretti emerso verso le associazioni Opera Maestra e Stella Polare, ai quali si è aggiunto un nuovo filone di sponsorizzazioni che sollecitano chiarimenti dall'ex sindaco Matteo Ricci. A questo grande scandalo delle 600.000 euro di affidamenti che sono stati fatti a queste due associazioni gemelle opportunamente costruite, si aggiunge anche tutto il tema delle sponsorizzazioni, per cui non parliamo di 600.000 euro ma probabilmente del doppio della cifra in questione. Il lavoro che stiamo facendo sta portando alla luce sicuramente un metodo fatto di tante ombre. Noi stiamo facendo domande per chiarire, per avere chiarezza, e a queste domande nessuno sta rispondendo. Responsabilità politiche di questa faccenda sono oggettive e sono in capo al sindaco, all'attuale sindaco e al precedente sindaco, perché non può far finta Ricci di non sapere, anzi ancora peggio di cercare di scaricare le responsabilità sui suoi dirigenti. Santini, che andava a parlare con i dirigenti, parlava su incarico fiduciario del sindaco, quindi il sindaco non può dirci di non sapere cosa succedeva. Queste interferenze politiche sono andate ad inficiare sia la fase preliminare dell'affidamento e quindi la fase relativa alla scelta dell'operatore, giacché l'operatore veniva indicato direttamente da Massimiliano Santini al dirigente, che si limitava a prenderne atto, e andava ad inficiare, come abbiamo poi saputo dai giornali, anche la verifica sulla congruità della prestazione, giacché anche in questo caso la politica andava a interferire concordando quelle che erano le sovvenzioni che andavano a favore della prestazione stessa, e senza comunicarlo ai dirigenti, che quindi valutavano la congruità della prestazione senza tener conto delle erogazioni e delle sponsorizzazioni che arrivavano dai privati. Noi vogliamo chiarezza su quanto ammontano queste cifre, noi vogliamo sapere chi trattava, se il sindaco o qualcuno per conto del sindaco queste sponsorizzazioni, noi vogliamo sapere chi sono i dirigenti che hanno trattato le sponsorizzazioni, visto che fino adesso dal lavoro in commissione tutti hanno invece detto di non centrare nulla con le sponsorizzazioni, e vogliamo sapere chi ha deciso che le sponsorizzazioni non dovessero andare a scomputo dei soldi dati dagli affidamenti diretti. Davanti a delle precise responsabilità politiche noi non vogliamo i silenzi, non vogliamo qualcuno che scappa. Noi abbiamo posto un tema, che Ricci deve rispondere a queste domande, perché Ricci all'epoca, se si ricorda ancora, era il sindaco di questa città. La stessa cosa vale per il sindaco attuale, Biancani, che cerca di minimizzare, cerca di aumentare la confusione. Invece noi abbiamo bisogno di chiarezza. Perché l'input della maggioranza sul sostanzialmente boicottare l'istituzione della commissione d'inchiesta, così come adesso in questo momento addirittura di rallentare i lavori del Consiglio che ancora non è stato convocato? Noi chiediamo di rispondere alle tante domande che stiamo facendo noi e i cittadini e che ancora non hanno risposte.